Io vi auguro veramente nella vita di non cercare Charizard vs Incineroar su Google. Ciao a tutti ragazzi, qui è Stark e benvenuti finalmente in questa nuovissima rubrica chiamata Potara. Esatto, Potara proprio come Dragon Ball perché in questa rubrica ci concentreremo principalmente sulle fusion Pokémon. Ma non sono fusion che avete già visto su YouTube oppure sui forum per esempio. Infatti non saranno né fusioni fatte con sprite Pokémon né tantomeno con dei disegni, ma totalmente ragazzi in 3D. Esatto, quindi avremo lo stesso identico stile di Pokémon Ultrasole e Ultraluna con i nostri Pokémon preferiti. Allora, come sarà suddivisa questa rubrica Potara? Come ho già detto sulle Instagram Stories, sarà suddivisa in tre parti. Abbiamo Potara Video, che saranno praticamente questi video come vediamo oggi tra la fusione di Incineroar e Charizard. Poi avremo le Potara Live, che saranno invece delle live dove ci dedicheremo insieme a fare dei Pokémon fusionati. Quindi non sarò io a scegliere le fusioni, ma sarete stesso voi. Ma non per forza, ragazzi, due Pokémon, possiamo anche crearne 16, tutto quello che vogliamo. Per ultimo, ragazzi, abbiamo le Potara Donation. Visto che comunque questi tipi di lavori mi portano veramente tantissimo, ma tantissimo tempo, ho deciso che vorrei dare una priorità a coloro che donano soldi per supportare il canale YouTube. Quindi per una piccolissima cifra che avrete ovviamente in descrizione, coloro che ovviamente doneranno avranno la priorità nel video, quindi saranno stesso loro a decidere i due Pokémon da fusionare. Oltre ovviamente alla priorità del video, avranno anche l'illustrazione completa, quindi avranno un'illustrazione fatta da me con Photoshop e tutti i programmi in 3D, la sprite di gioco, un Ultrasole Ultraluna che potrebbe anche essere utilizzata per delle mod se vi volete divertire, e per concludere ovviamente l'illustrazione in stile Pokémon Ultrasole e Ultraluna, quindi in stile videogiochi. Ovviamente per capire tutti i metodi di illustrazione e compagnia bella lo vedrete ovviamente in questo video. Ma io ora non vorrei assolutamente perdere tempo perché voglio presentarvi una fusione appunto stupenda tra due Pokémon di tipo fuoco, ovvero Incineroar e Charizard. Come accennato prima, ho deciso di utilizzare questi due Pokémon per il semplice motivo che sono il vecchio e il nuovo praticamente. Quindi ragazzi, ora vi presento la realizzazione di Incineroar, il Pokémon di tipo Buio Drago. Andiamo.
Perfetto ragazzi, anche questo video è finito. Spero veramente con tutto il cuore che questa rubrica Potara sia di vostro gradimento. Sono veramente veramente felice di portarvela e non vedo l'ora di fare altre fusion insieme a voi. Vi avviso fin da subito che ci saranno anche degli episodi speciali con dei Poketuber, dove stesso loro decideranno ovviamente i Pokémon da fusionare. Vi ricordo come al solito di lasciare un bel like ad Insinezard, se no vi stende praticamente come un fuoco fatuo. Commentate qua sotto scrivendomi per esempio qualche altra fusione che potrei fare in futuro, io cercherò piano piano di farle. Ma ovviamente darò priorità sia alle live che ovviamente soprattutto alle donazioni. E per concludere ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube perché siamo quasi ad 80.000 iscritti e vi annuncerò molto presto due speciali che ci saranno. E ovviamente seguiteci sulla pagina Instagram per avere tutte le informazioni relative al fangame Pokémon Xenoverse. Io penso veramente di aver detto tutto, da Capitano Starkey è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!